Eccoci qua con il Kinect Adventures. La prima modalità o minigioco che vediamo è riflessi convessi, che per me è quello più bello, ma soprattutto è quello più stancante. Voi non immaginate, dopo una sessione di gioco a livello intermedio, che fine aveva fatto il mio organismo, sia esterno che interno. Effettivamente vediamo una ripresa interna per vedere il gioco. Poi, se aspettate la fine del video, c'è qualche istante in cui vedete me in persona con una ripresa esterna mentre faccio delle mosse mirabolanti all'interno della stanza. Qua, dicevo, è un giochino un pochino faticoso, soprattutto se non avete il fisico, se non muovete mai il culo e lo fate per questi giochi. Per quello andremo a cercare un gioco di fitness un pochino più rigoroso, perché qua diciamo che ti spacchi veramente le chiappe. Schiva a destra, a sinistra, salta, abbassati. Diciamo che non è tanto da rigore fitnessoso, no? Proprio di quelli che ti dà il personal trainer. Non ti darà mai un esercizio del genere da fare. Per cui o siete allenati o fate sta roba. E sembra una cazzata, ma veramente è veramente faticoso, eh? Soprattutto se questo livello non finisce mai, se ci sono ostacoli, abbassarsi e schivare ogni due secondi, è veramente da spompassi. Però, nonostante questo, è un gioco veramente ultra divertente. Poi vediamo qualche... questa è la prima modalità, in cui ci sono ostacoli, ma dovete prendere queste lettere A. Nella seconda parte, invece, bisogna prendere delle gemme. Quindi qua è un pochino più di ostacoli, qua ci sono un pochino più lungo e un pochino più di ostacoli. Da farlo in due qua sarebbe davvero divertente, però avete visto, riesco a giocare in uno spazio così ristretto, quindi il problema dello spazio non è così esagerato. Invece se giocate in due diventa un pochino più problematico, lì spazio ce ne vuole in abbondanza. E soprattutto ci vuole spazio tra il primo e il secondo giocatore. Ovviamente il secondo giocatore lo rileva automaticamente, se qualcuno si mette davanti all'obiettivo viene rilevato. Il momento dell'arrivo è importantissimo, perché si scatta tante foto. Le foto sono importanti, sono un ricordo che rimane indelebile nella storia. Però il problema è che vengono un pochino mosse. Perché vedete che situazioni così compromettenti, però vengono un pochino mosse. Ecco la seconda modalità, partire, ecco, tenendo poi spingendo indietro, attenzione, e si parte e si lancia. Questo è un pochino più da relax, mi pare, che ci siano meno ostacoli. Effettivamente qua è un pochino, prendiamo le gemme e sgobbiamo di meno. Dopo la fatica boia della modalità di prima, questo almeno un pochino di rilassamento ci sta. Ok, questo è il mitico ascensore. Si può saltare per accelerare il moto, sia in discesa e sia in salita. Vedete che spingendo verso il basso va in basso più velocemente, va anche in alto più velocemente. È mitico. E qua si diverte da panico. E ragazzi, comunque sia, questa modalità, questo minigioco è sì faticoso, ma è veramente una figata. Se poi fatto in due sarebbe un'ulteriore figata, se avete ovviamente lo spazio. E quindi sì, forse non hanno messo il gioco migliore come bundle. Però magari andiamo a chiappare a qualche altro gioco e vediamo anche tutte le altre modalità. Adesso vediamo il mio compare alle riprese esterne. Vedete come si troverà spompato alla fine della sessione. Ok?